Grazie, la parola al collega Borraccino. Grazie Presidente, colleghi, questo bilancio di previsione, questo bilancio per il 2018, che pur ha degli spunti interessanti che ha anche acquisito durante il lavoro delle commissioni, della commissione bilancio, non ci appassiona più di tanto, perché quegli spunti importanti, penso ad esempio alla vicenda dell'integrazione per esempio nelle scuole per gli immigrati, per gli extracomunitari, così come a spunti importanti per le produzioni a chilometro zero o nel campo dell'implementazione delle attività culturali. Sono iniziative importanti che però nel contesto generale di cui noi oggi affrontiamo e discutiamo, perché il bilancio di previsione, il bilancio di una regione, è un atto importante, è un atto che ti consente di guardare retrospettivamente a quello che è accaduto, pensando di poter proiettare quelle scelte su quello che avverrà nell'anno successivo. E se noi guardiamo indietro, in questo ultimo anno, ma anche un po' più indietro, ci rendiamo conto che, ad esempio, le critiche, una parte importante delle critiche mosse prima di me dal collega Ernesto Abate Russo, sono condivisibili. E non lo dico io perché appartengo ad un partito che in questi mesi e in quest'ultimo anno, come qualcuno ha detto, ha dato filo da torcere al presidente Emiliano pur restando all'interno della maggioranza. È un dato facilmente riscontrabile dal parere dei cittadini pugliesi, a partire dal tema della sanità, che proprio in queste ore ancora una volta ci fa toccare con mano quello che poteva essere fatto e che purtroppo non è stato fatto. Penso ad esempio a quello che sta avvenendo nei nostri pronto soccorso, penso al caso limite del pronto soccorso di Taranto, del Santissima Annunziata, che nei giorni scorsi ha visto contestualmente l'accesso di 79 persone che non potevano essere assolutamente accolte. Questo è il frutto di un lavoro programmatorio sbagliato, perché ha visto la chiusura contestuale di due pronto soccorso nella provincia di Taranto, che noi abbiamo fortemente contestato. Così come parimenti, dal punto di vista della stabilizzazione del personale precario, ai sensi della legge Madia, abbiamo presentato insieme ad alcuni colleghi della provincia di Taranto, per il Centro Salute e Ambiente di Taranto, un emendamento in tale direzione, vede ancora, nonostante una legge nazionale chiara, l'incapacità di chi governa le politiche sanitarie, la difficoltà ad affrontare questo. Così come non possiamo non guardare quello che sta accadendo in tanti territori con popolazioni in grande movimento di protesta, perché riconoscono che quelle scelte fatte dal piano di riordino ospedaliero, al quale ricordo Sinistra Italiana il sottoscritto ha votato contro, sono assolutamente sbagliate e stanno producendo la mancanza delle risposte di salute ai cittadini pugliesi, con ospedali chiusi sulla carta, ma che di fatto realmente non lo sono, che creano grandi difficoltà di gestione e che portano essenzialmente alla difficoltà al sistema regionale sanitario pugliese a dare risposte di salute ai cittadini pugliesi. Per non parlare dei temi dell'agricoltura, che, come qualcuno prima di me diceva, le difficoltà ad avviare il PSR, con grosse difficoltà in un settore che a fatica nel decennio scorso era diventato un punto di forza importante dell'economia pugliese, che stenta a decollare. E quando parliamo di agricoltura non possiamo dimenticare le difficoltà che stiamo avendo, nonostante leggi approvate
da questo Consiglio regionale a chiudere partite importanti sui consorsi di difesa, sull'ARIF, sui dipendenti dell'ARIF, che stiamo avendo difficoltà e dobbiamo aspettare questo bilancio per chiuderla definitivamente, i lavoratori precari dell'ARIF che sono stati oggetto di un intervento, di un emendamento approvato in commissione, presentato da Sinistra Italiana, che prevede delle dotazioni importanti per far giungere quei lavoratori almeno al minimo sindacale, vale a dire che quello delle 151 giornate agricole per poter percepire l'indennità di disoccupazione. Così come non possiamo non pensare ai lavoratori dei consorsi di difesa che ancora aspettano, nonostante l'interessamento legislativo, ad avere una risposta. Così come è sotto gli occhi di tutti l'incapacità a dare risposte a due settori prioritari, a due aziende importanti, speciali, che sono il fiore all'occhiello della nostra regione. Penso all'acquedotto pugliese e penso agli aeroporti di Puglia. Ad aeroporti di Puglia, insieme al compianto Guglielmo Minervini, che sedeva qui al mio fianco in Consiglio regionale, avevamo proposto, nell'ottica di una parziale privatizzazione che voleva fare il governo e adesso non se ne parla più, di pensare eventualmente in quell'ottica almeno a trovare dei partner industriali capaci di far fare un salto di qualità ad Aeroporti Puglia. Noi oggi ci troviamo senza una chiara visione di che cosa vuole fare Aeroporti di Puglia, con la governance legata in toto ai vertici, al management Aeroporti di Puglia e con delle delibere che noi abbiamo fatto che restano appeso. Penso ad esempio a quello per l'aeroporto di Grottaglie, al tavolo di studio, al finanziamento, ma che resta lì bloccato e che non si risolve nulla. Così come su acquedotto pugliese, purtroppo è stato rigettato l'ordine del giorno a firma del sottoscritto che era stato condiviso con fior fior di docenti universitari, di giuristi, che intravedeva e lasciava aprire la possibilità per la creazione di un'azienda pubblica speciale. Purtroppo questo Consiglio regionale ha rigettato, non ha votato, con l'esclusione soltanto di alcuni colleghi consiglieri della minoranza, quell'ordine del giorno da me presentato per l'azienda pubblica speciale. Per non parlare alcune volte di alcune scivolate su un confuso meridionalismo da parte del Presidente Emiliano che è sfociato poi in un patetico neoborbonismo, e la chiudo qui su quella questione del riconoscimento della festa delle vittime del meridionale, della lotta meridionale eccetera eccetera, che è meglio non sollevare, ma su cui, come dire, c'era una forte effusione d'amore politica con come dire, alcuni settori che hanno fatto del neoborbonismo la loro fortuna politica e non soltanto politica. E dal nostro punto di vista legittimo, noi non condividiamo assolutamente quel modo di fare. Per non parlare della prova muscolare che stiamo assistendo in queste ore, in questi giorni sulla vicenda Ilva. Noi lo abbiamo detto senza mezzi termini, senza se, senza ma, che noi siamo per il rispetto delle leggi di valutazione, di tutela della salute fatte dal Consiglio regionale nel decennio vendoliano. Siamo per il rispetto della legge per l'emissione della diossina, siamo per il rispetto delle emissioni del benzopirene, siamo per il rispetto della legge della valutazione del danno sanitario e abbiamo chiesto che quelle leggi fossero inserite all'interno dell'autorizzazione integrata ambientale, che sbagliava il governo Renzi e il ministro Calenda a non tenerle dentro. Ma il Presidente Emiliano sbaglia a chiedere queste cose all'interno dei tribunali, a fare il ricorso al TAR, perché questa prova muscolare non porterà giovamento alla città di Taranto e non porterà giovamento al futuro di un'azienda che rischia di vedere scappare, di veder andare via gli imprenditori che volevano acquistarla, e quindi noi rischiamo realmente di rimanere senza risanamento ambientale e senza un futuro occupazionale per Taranto. Questo è un dato di fatto importante che non può sfuggire a nessuno. Ed infine la nota dolente, che è paradigmatica dell'azione di di questa prima metà, di questo giro di boa del governo regionale, quella vicenda sul personale, su tutte le funzioni di personale, su un'ottica che dal nostro punto di vista è quella della privatizzazione,
quella della esternalizzazione. Lo stiamo vedendo con la volontà di voler arrivare ad una sanità service, ad un'unica sanità service, con tutti i rischi connessi per una parte di quei lavoratori di tornare nelle aziende e per brevità, nelle aziende private, per brevità e per non essere assolutamente prolisso, ma lo abbiamo specificato molto bene che cosa volevamo dire, e siamo contrari a quella loggia, così come siamo contrari a questa gara unica che si vuole fare per i centri cottura, che rischia, nonostante una fantomatica clausola sociale, di togliere garanzie a quei lavoratori, a quei 1250 lavoratori delle mense ospedaliere che lavorano, soprattutto con un servizio peggiore che noi daremmo ai nostri malati, con i cibi precotti che noi certamente non vorremmo assolutamente mai mangiare, e pensiamo ai nostri malati, ai nostri decenti, che cosa dovrebbero avere. Così sulla vicenda della DISU, sulla quale si sconta una nomina, e arriviamo sulla vicenda delle nomine tra poco, una nomina di un responsabile dirigente di un'università telematica privata a fare il dirigente, il direttore generale dell'Agenzia del diritto allo studio universitario, e nello stesso tempo a vedere un tentativo, che per fortuna l'assessore Leo ha rassicurato sventando questa ipotesi, di una privatizzazione, di un'esternalizzazione anche dei collegi dei ragazzi delle case degli studenti. E allora, rispetto a tutto questo, c'è un'attività paradigmatica, che è quello di un tentativo di privatizzazione. Si è visto con la gestione del settore del randagismo, dei canili, lo abbiamo visto nel campo della sanità con l'affidamento dei centri di riabilitazione, per quanto riguarda i centri di risveglio è già partito questo a Ceglie Messapica, e non voglio essere lungo su questo. Sino ad arrivare alla questione delle nomine, che è il caso emblematico su cui purtroppo assistiamo ad un fenomeno quasi di logorrea delle nomine a favore di personaggi del centrodestra, di personaggi buoni soltanto secondo la logica e lo stile, purtroppo io dico, del presidente Emiliano, che aveva esordito su altri invece elementi importanti, e che noi invece all'inizio della legislatura salutavamo felicemente, su questa logica delle nomine di persone del centrodestra che devono servire ad ingrossare le file del partito di un uomo solo a comando. A noi ci piaceva ricordare il presidente Emiliano sulle battaglie, sulle trivelle, quello sulla decarbonizzazione, quello sulla buona scuola, quello sul RED, ma purtroppo strada facendo quelle battaglie importanti si sono perse, e noi pensiamo che man mano che si sono perse quelle battaglie di principio, ideologiche importanti, che erano condivise anche dal sottoscritto, sta venendo giù anche la popolarità e l'indice di affidabilità nella nostra regione da parte del Presidente. Insomma, cari colleghi, cari amici della maggioranza, cari colleghi consiglieri regionali, non possiamo non guardare come la Puglia purtroppo si è fermata, è ferma. Quelle poche cose importanti sono ancora il frutto del lavoro del decennio precedente fatto. Non assistiamo più a cose positive, a leggi innovative, come è stata la stagione della primavera, della rinascita pugliese del 2005, 2006, 2007, sulle politiche giovanili, sul turismo, sull'urbanistica, cose straordinarie che sono state fatte sui servizi sociali, ma che invece adesso stentiamo a riconoscere su quella matrice. Chiudo da dove avevo iniziato. Per Sinistra Italiana, per noi, e chiudo davvero, stante i 12 minuti di intervento, 13 minuti, per noi il Consiglio regionale del 9 gennaio sulla sanità sarà una cartina di tornasole importante. Sulla sanità, che si è rinviato già più volte su un Consiglio regionale richiesto dal sottoscritto insieme ad altri colleghi, al collega Romano che vedo e ad altri colleghi, per noi quello sarà la cartina di tornasole importante. Se non ci saranno risposte chiare, inequivocabili, di cambio di marcia su una sanità che rappresenta la cosa più importante gestita dalla Regione Puglia, per quanto riguarda Sinistra Italiana, sarà davvero difficile, molto difficile, continuare a restare in questa maggioranza. Grazie.